Eccoci di nuovo con una nuova lezione di OSM che abbiamo anticipato mercoledì sera, ieri sera al LUG di Legnano. E partiamo subito. Allora, siamo arrivati alla quarta lezione, abbiamo visto i primi passi con OpenStreetMap, poi quale è la creazione di un edificio, quali tag è meglio scegliere. Per mettere gli edifici, le strade e quant'altro. Abbiamo provato a estrarre i dati da OpenStreetMap perché OpenStreetMap non è principalmente una mappa che si vede così sugli schermi, ma è un database che contiene moltissime informazioni. Sono informazioni vettoriali che noi se diciamo ok, vogliamo tirare fuori le fontanelle di Milano, lui ci restituisce un risultato con le fontanelle di Milano. E adesso vediamo, ok, è una bella mappa, ci sono molti utenti, c'è una community, è libera, si può fare quello che si vuole, ma qui viene il punto. Cosa si può fare con OpenStreetMap? Ho elencato brevemente quali possono essere, che poi è l'indice di questa lezione, quali possono essere gli utilizzi di OpenStreetMap. Quindi le mappe di OpenStreetMap si possono stampare, si può andare in giro con le mappe di OpenStreetMap sia per rilevare nuovi punti sia come base per la mappa turistica. Quindi io sono andato in alcune città europee, avevo Wikipedia e OpenStreetMap per trovare le informazioni sulle città. Ci sono anche i navigatori per auto, sembra che funzionano sempre meglio, ne vedremo alcuni. E poi alla fine ci sono, poi adesso prima di farvi vedere quello che di solito uno è abituato a vedere, quindi le mappe online c'è una piccola sorpresa. E quindi le mappe online. Come si fanno le mappe online? Ci sono vari metodi. I metodi principali, più comunemente usati, ma che comunque consiglio di utilizzare per iniziare a utilizzare OpenStreetMap sono l'FlatJS o OpenLayer. Vedremo un attimo la differenza tra i due. Faremo un tutorial sull'Applet.js, alcune modifiche e poi via via vi invito a seguire. Quindi ci sono le mappe da stampare. Controllo un attimo qua. Se andate su Google, OSM on paper, OSM on paper in Wikipedia ci sono delle informazioni che potremmo trovare questi siti, creare delle mappe di questo genere, stampabili con le vie. E se ad esempio ho visto uno che mi sta particolarmente simpatico, questo Field on Paper, vi fa creare un atlante o comunque altre tipologie. Noi creiamo un atlante, cerchiamo un luogo, Milano. Adesso lui genera questa mappa, questo qua sarà il ritaglio esattamente e questi sono i due fogli. Togliamone uno, facciamone solo uno, rimpiccioliamolo con questo comando. Non possiamo aggiungere fogli a destra e a sinistra, però per avere una stampa su più fogli, zoomiamo, non funziona la rotella, cercate, boh, prendete comunque tipo un quartiere, facciamo questo e adesso cosa succede? Possiamo scegliere se l'area è a ritratto o panoramico, possiamo scegliere la base, facciamo Open Cycle Map, andiamo dove ci sono delle ciclabili, scegliete bene la zona, Next, vi fa mettere un titolo e comunque qualche descrizione, quindi prova utilizzo Field on
Milano. Potete scegliere se farlo privato o pubblico, perché dopo verrà fuori tutte le mappe che sono state create. Map only, map and notes. No. Possiamo scegliere che tipo di overlay, alcune informazioni. Facciamo su concludi. La sta generando e adesso ci presenterà una mappa pronta per essere stampata. Ci dà un PDF condivisa e quant'altro. Questo PDF noi possiamo prenderlo, stamparlo e utilizzarlo anche in modo cartaceo. Questo è il risultato. Se facciamo download PDF, noi abbiamo esattamente il PDF pronto per la stampa. Questi QR code, questi vincoli, questi punti ci permettono di prendere, disegnare su questa mappa, magari se rileviamo qualcosa, poi lo riprendiamo e viene caricato automaticamente con le coordinate giuste e noi possiamo ricalcare le varie informazioni. Andiamo avanti. Navigatori. Se scriviamo Osm Navigator, ce ne sono alcuni, esce sempre questo Map Factor nelle ricerche di Google, ma uno che preferisco, NavFree, questo. Non era NavFree, ma era Osmand, comunque sì, anche questo, perché non fa la visualizzazione in 3D, però. Se vedete ci sono anche le varie. Ah, questo c'ha anche vari dati. Questo qua devo provarlo. Questo è nuovo. Lo installo. Installala. Installata su. Mettiamo su Nexus 7. Poi lo vado a vedere. Uno famoso. Vabbè, lo cerco qua. Questo Map Factor ci permette di avere anche la visualizzazione in 3D, ci fa scaricare i dati ed eventualmente dopo aggiornarli. Cerchiamo Osmand, che è quello che bene o male ho sempre utilizzato, ti permette di scaricare le mappe. Qua c'è una visualizzazione 3D, ma non l'ho mai vista 3D. Proviamo a vedere in Google Play. Infatti non mi sembra che la visualizzazione sia 3D, però questo qua è un ottimo navigatore. Poi si possono anche tutti poi i punti di interesse si possono raggiungere, si possono estrarre e possono farci da guida. Bene, siamo arrivati al momento della sorpresa. Cos'è la sorpresa? Provate a scrivere Osm3D. Osm3D. C'era uno. Cerchiamolo con Google. Osm3D. F4 Map Demo. Sì, è una demo, probabilmente c'è la versione a pagamento, non so bene cosa fa, ma questo è giusto per farvi vedere cosa si può fare con OpenStreetMap. Andiamo sempre su Milano. Milano città. Lui va in 3D. Dovremmo essere più o meno al centro e incomincia a costruire il 3D in base all'altezza che viene registrata. Questo, il Duomo è un po' alto, in base all'altezza che viene registrata nei dati di OpenStreetMap, lui genera le geometrie. E se aspettiamo un attimo, qua viene fuori il dettaglio. Questa è la navigazione. Perfetto. Qua ci sono delle bandiere, delle flag. Qua delle scale, i lampioni, e lui praticamente riesce a ricostruire
un po' tutti gli elementi. Visto che una volta, qua ci sono tutte le strade, c'era pure anche il meteo, quindi se stava piovendo si vedeva effettivamente piovere. Niente, chiudiamo prima che si blocca tutto. Passiamo oltre. Ok, come facciamo ad utilizzare in modo anche abbastanza veloce e che tutti con un minimo di conoscenza di linguaggio HTML possono fare, di utilizzare queste librerie, una è Leaflet.js e uno è OpenLayers 3. Che comunque è Open Layers, non c'è il 2 che adesso vi spiego. Bisogna cercare proprio Open Layers 2. Invece, se si cerca normalmente Open Layers, sì, infatti è anche difficile che viene fuori. Ormai non c'è più nei motori di ricerca. Si trova in qualche modo. Non ricordo, forse c'era anche il link qua, comunque da qualche parte. Allora, Open Layers 3 e eccolo qua, 2x page. Open Layers 3 o comunque Open Layer e Leaflet sono delle librerie JavaScript che ti permettono di creare mappe come queste, dinamiche e da mettere e da incorporare nel proprio sito. Non serve hosting o server particolari, anzi non serve neanche il database, ma sì, quella che di solito comunque nei pacchetti base dei vari hosting è già presente. Si incolla questo, che adesso vediamo, si incolla questo codice HTML e abbiamo subito una mappa. La differenza tra Leaflet.js e OpenLayer 3 è un po' legata alle varie versioni. Allora, io ho sempre usato Open Layers 2. Ci sono tantissimi esempi. Vediamo qua developer example. Se cerchiamo qua pop up. Future info pop-up ci dà un esempio che noi clicchiamo sulla mappa e lui ci dà le informazioni. Come questo, se vedete qua, ci sono 207 esempi pronti per essere utilizzati e per partire allo sviluppo delle proprie mappe. Quindi io ho sempre usato OpenLayers 3. Ad un certo punto è uscito cioè ho sempre usato Open Layers 2, è uscito Open Layers 3. Open Layers 3 ho cercato di utilizzarlo, ho avuto un po' di difficoltà all'inizio, mentre cercavo tutte le varie soluzioni di Open Layers 3 ho trovato Leaflet.js. Bene o male, anche se ha qualcosa di diverso, comunque nel codice è sviluppato in modo diverso, è molto simile, sono molto simili Leaflet.js e Open Layers 3. Poi utilizzando tutti i vari esempi. Però ho trovato che Leaflet.js ha veramente è molto molto sviluppato, è stato molto portato avanti, come se fosse prima che arrivasse OpenLayer 3 è arrivato Leaflet.js, si è messo in mezzo e c'è stato molto molto sviluppo, molte persone che l'hanno utilizzato e hanno sviluppato tutte le varie i vari codici un po' custom che sono stati anche raggruppati qua. Se vedete, adesso vado giù lentamente. Questi sono tutti plugins, vengono chiamati plugins, sviluppati da altre persone che hanno rilasciato il codice open source, comunque con licenza libera per essere riutilizzato. Chiudiamo OpenLayers 2. Open Layers 3 anche lui ha non 207 ma 111 esempi. Cerchiamo ancora pop-up example.
Sì, questa è anche la difficoltà che ho trovato subito all'inizio, ok. Sì, funziona in modo diverso, è molto molto bello graficamente, ma non so, probabilmente ha molte funzionalità in più e bisogna star lì a mettersi un po' a studiare un po' di più per cominciare ad utilizzare OpenRST, anche se però d'altronde quella è la direzione. Ma noi anche per oggi ci accontentiamo di Leaflet.js. Quindi Leaflet.js, libreria open source JavaScript mobile friendly per le mappe interattive. Quindi se noi andiamo su un tablet o su un dispositivo mobile, abbiamo la mappa che funziona veramente bene, si adatta a tutti i vari schermi. Siamo arrivati al tutorial. Tutorial. Ci sono un po' di tutorial. Partiamo dal primo. Bene. Lui ti dice, ok, la prima cosa che si devi fare è caricare questo codice che ti permette di prendere la libreria, sì, la libreria di stile, il CSS, di Leaflet.js direttamente dal CDN. Quindi noi andiamo, apro il mio editor per ora preferito, new file, salvo il file sulla mia scrivania perché non mi serve un server, se no su Linux avrei dovuto mettere una cartella www mappa tutorial.html. Teniamolo in primo piano. Copio questo codice. Potete omettere anche l'intestazione nel LED, anche se è consigliato. Poi dice, includi la libreria JavaScript di Leaflet.js. Noi a capo la includiamo. Bisogna mettere un contenitore che mi dice la mappa è qui, piuttosto che là o in altre posizioni del nostro schermo. E gli diamo un'altezza, ho visto che è 180, quindi diamo uno stile alla mappa. Ricordatevi di mettere i tag per lo stile. Sublime text. Me lo aggiunge automaticamente. Prima di avere un esempio come questo, dobbiamo dirgli, ok, qual è il centroide della mappa? Qua inizia a partire il nostro script. Quindi lo apriamo e lo chiudiamo subito. Incolliamo var map. Bisogna scegliere una mappa di sfondo, perché se no ci vediamo lo schermo bianco. Quindi se questo lo riuscite a vedere, proviamo a metterlo così. No, ho tolto la webcam. Adesso la webcam è occupata. Ah, lui comunque sta continuando a registrare. Bene, niente, senza webcam. Quindi incolliamo questo che è il tile layer. Prende una mappa di Mapbox. Scrive qua sotto Leaflet Map Data OpenStreetMap Contributor. Fa lo zoom 18. Però questo è il max zoom che viene renderizzata la mappa, lo zoom reale della mappa di inizio è questo e poi l'aggiunge la mappa. Facciamo salva per aprirlo andate sul desktop dove avete salvato, mappa tutorial,
e mi si carica la mappa tutorial. Adesso c'è qualche errore, vediamo subito qual è l'errore che abbiamo fatto. Warmup style no, dovrebbe aprirsi senza nessun problema. Script. Perché la mappa, questa qua funziona. Mi sa che ho un problema. Facciamo api. Cosa mi sono dimenticato? Mi sono dimenticato qualche passaggio. Script. Proviamo a collare. Sì, probabilmente è. Togliamo questo. Marker. Ok. Torniamo sulla nostra mappa. scusate, ma non so dov'è la procedura giusta è quella che abbiamo appena fatto. Ma non ho capito dove ho sbagliato. Comunque non c'è nessun problema. Dopo lo risolvo, magari lo scrivo nelle note. Ricopiamo questo così va al centro di una mappa. Questo è esattamente il codice, quello che ho copiato direttamente dal sito. E facciamo F5, ci restituisce la mappa esattamente pronta per essere utilizzata su un nostro sito o su qualsiasi altro sito. Vediamo qualche altra informazione. Lui ci dice: ok, per aggiungere un marker, che è questo, lo aggiungiamo semplicemente andando qua a capo, mettiamo questa variabile. Eh sì, ma perché sto riscontrando dei problemi con internet. Ok, chiudiamo pure questo, lo riapriamo. Scrivania. Map tutorial. Ok, ha messo il marker. Se noi adesso volessimo spostare questo marker, quindi abbiamo detto che il centro del punto è questo, il marker è questo. Se noi cambiamo lo zoom e mettiamo 8, che diventa piccola scala, esce. Se noi mettiamo 18 come il massimo zoom ci dice che questa base dove si vede Londra e tutto ha come massimo, noi possiamo scendere, no, non possiamo più scendere qua, potremmo ancora scendere e utilizzando altre basi, ma questa è la massima risoluzione che ci dice questo tile layer, esattamente questo con l'ID dell'example che è questo. Bene, proseguiamo. Nel tutorial. Ci diceva che potevamo mettere anche un cerchio. Mettiamo il cerchio. Adesso prende sempre lo zoom 18, mettiamo lo zoom 13.
Annulla. Sì, prima o poi lo devo comprare, mi sembra di averlo già detto altre volte, però prima o poi lo compro. E quindi se noi volessimo andare su Milano e mettere le coordinate su Milano, andiamo su OpenStreetMap, cerchiamo Milano, Milano città Lombardia, mi dice dove sono, ok, mi dice le coordinate, inseriamo queste coordinate qui e la mappa incomincia a zoomare lì. Poi se mettiamo le coordinate nel marker, spostiamo il marker e se mettiamo anche il cerchio qua con raggio 500, che adesso si andrà esattamente a sovrapporre dove c'è il marker, lo spostiamo di un po', di 8. Ok, e se vogliamo possiamo metterlo anche. Questo è il raggio di 1000. Ultima cosa di questo tutorial, poi vediamo le altre cose speciali che vi dicevo. C'è la trasparenza, mettiamo il poligono. Il poligono va a posizionarsi a Londra, noi invece li mettiamo che un vertice è su un punto, l'altro vertice è al centro del cerchio e un terzo vertice è un po' con uno, un po' con l'altro nelle coordinate. Quindi adesso vediamo cosa esce. Un triangolo, spostiamolo di un po', di qualche coordinata. Ok, abbiamo fatto anche il triangolo. Due cose, avevamo visto, ok, c'è prima cosa è per dire, ok, questa mappa però non va a pieno schermo. Allora, per attivare il pieno schermo, che è molto bello come informazione, avevo preparato nella presentazione un link. Aspetta che vado subito a riprenderlo. Questa è la cartella che tutti ormai siete abituati a vedere con tutti i miei esempi e esercizi. OpenStreetMap, aceri. Ok. Spero che non si blocca tutto adesso. Ci siamo. Se noi prendiamo quello che c'è in questo CSS, lo copiamo al posto di questo CSS, vediamo cosa succede. La mappa va completamente a pieno schermo e si adatta al contenuto. Ultimo trucchetto, come facciamo a cambiare la mappa di sfondo? Quindi siamo stupiti, questa qua è già un po' diversa rispetto a OpenStreetMap, questa ha ha un colore già diverso, però ho preparato nel mio sito parecchi tile layer che ognuno può prendere e copiare. Adesso vediamo dove si possono mettere questi tile layer, che sono esattamente le cartografie
di base le ho messe qui in mappe degli editor. Abbiamo tutte queste tile layer che possiamo scegliere di mettere come sfondo alle nostre mappe. Quella che mi piace particolarmente è questa, Comic. Qua questo script che ho trovato su GitHub ti dice: ok, il tile layer è questo e lo devi mettere esattamente qui. Al posto di questo, map of v3 example, basta allora semplicemente mettere questo id, l'id lo mettiamo qua al posto di questo, e poi ricordiamoci di mettere l'attribuzione. La andiamo a mettere qua. Sì, ho copiato qualcosa di troppo. Example. Vediamo cosa è uscito. E ci viene fuori questa fantastica mappa che si chiama Comic, ma è la seconda versione di Comic, come sfondo alle nostre mappe. Ne vogliamo prendere un'altra? Proviamo con questo, cambiamo quindi in questo caso solo l'ID. Eccola qua, un'altra. Sono veramente fatte bene, sono fatte con Mapbox e sono messe a disposizione per essere usate come esempio. Andiamo verso la fine. Prima abbiamo anticipato che in Leaflet.js ci sono molti molti esempi già pronti. Infatti, se andate nel sito di Leaflet.js, in plugin, uno famoso è Marker Cluster. Vediamo se c'è una demo. Download, download, real world example. Questo è il Marker Cluster, è un plugin che ti permette di raggruppare automaticamente i punti sotto questi cerchi gialli o verdi, e dove lì 12 è il conteggio, 5 è sempre il conteggio. Questo qua è un plugin. Proviamo a vedere un altro plugin, Heatmap.js. Molto bello, demo, anche questo. La demo qua mi sembra che è stata fatta con 10.000 punti, quindi il raggruppamento di 10.000 punti. Se andate in visualizza sorgente, pagina sorgente, c'è un file. Heatmap, ah no, questi qua sono i data. Invece c'è un altro esempio che ci sono i 10.000 dati, 10.000 punti che la mappa funziona egregiamente. Niente, voi potete prendere questi esempi e fare tutte le vostre mappe custom. Se volete un riferimento su dove trovare tutte le varie informazioni e i trucchetti su Leaflet.js, andate qua e c'è una sorta di manuale di tutti i modi d'uso. E tutti i vari come si possono modificare gli script di Leaflet.js. Io con questa libreria mi sto veramente trovando
Molto bene, riesco a fare molte mappe e spero che con questo tutorial potete anche voi iniziare a fare le vostre mappe. E per il momento vi ringrazio e ci vediamo sicuramente il prossimo mercoledì. Ciao!